raga, ho stampato la granata di Jinx da League of Legends. Questa coccodrillo, guardate che figata pazzesca. Adesso la verniciamo. Ok raga, ho dipinto i pezzi della granata di Jinx da League of Legends. Il mascellone del coccodrillo tutto nero. Questo è il capoccione del coccodrillo. Guardate gli occhi come li ho fatti. Ho usato i pastelli di mia figlia per dipingere gli occhi, il grigio per la base, il rosso per la pupilla, l'iride. La spoletta sì, non la tocco perché già ne ho rotte due. Guardate il corpo della granata quanto è figo. Cioè fucsia. È proprio il colore di Jinx il fucsia. Che adesso assemblo la granata. Ok raga, ho assemblato il mascellone del coccodrillo, guardate che apertura. Ma è pazzesca sta bocca. Cioè ma già così è una figata pazzesca come gadget. Tipo le nacchere. Ok, montiamo la granata. Ok, andata? Non vorrei andare meglio, aspettate. Ok raga, granata assemblata. Pazzesca, vero? Sì, qua sto stampando un altro pezzo. Ma non è di Jinx, è un aquilotto. C'ho un amico che è fissato con gli aquilotti, mi ha chiesto un paio. Madonna, quando è figa sta granata. Però vorrei fare lo squalotto gigante di Jinx. Così lo metto vicino al Cloudbuster, quello che stava appeso. Ma adesso è il Cloudbuster? Stanno a rubare il Cloudbuster. Ecco qua. Infatti come fanno a rubarsi questo coso? Ah sì, sono andato ad un evento cosplay quest'estate. L'unico pazzo psicopatico con questa cosa in giro. Poi ho pure stampato il bracciale di Cloud. C'è pure lo spallotto da qualche parte. Vabbè, parlando di cosplay, lo spallotto, guardate le viti dello spallotto, il bracciale, sì, quello è il B-Boy di Fallout. C'è pure la pistola, dai, magari faccio un video dedicato. Ah sì, il Pokédex col display di Arduino, figo, vero? Quasi quanto me. Break me through.